Allora, santuario visitato e adesso ci possiamo dirigere verso Pescara, il mare Adriatico molisano. Abbiamo lasciato anche il Molise e siamo entrati in Abruzzo. Stanotte ci siamo fermati in Abruzzo, più precisamente a Torino di Sangro, per dormire e ci siamo fermati al camping Verde Mare. Adesso ve lo faccio vedere. Sono casette, piccolino ma molto ben tenuto e ben ordinato. Le spaziose. Qui tutta la zona camper e lassù tutta la zona. Ora vi faccio vedere. Lassù sempre casette, dolce uomini, belle pulite, ordinate, luci uomini, anche qui tutto in ordine, pulito di dietro, c'è la zona donne, qui altre piazzole per camper roulotte, lavatrici gettoni, bene, tra un po' appena la moglie è pronta si riparte verso casa. Cammina su una sabbia finissima. Bella, molto bella. Sabbia, eh? Non c'è tanta gente. Le 8:45. Questa è la spiaggia libera. E anche l'acqua. Bisogna dire che è bella pulita, eh? Almeno ora c'è anche qualche pesciolino, solamente qui devi camminare chilometri per arrivare con l'acqua al ginocchio, no? Lasciamo il campeggio Verde Mare di Torino sul Sangro e andiamo a riprendere l'autostrada verso casa, ma magari ci fermiamo anche a fare un giro sulla riviera del Conero, vediamo, niente fretta, con calma. Alle 11:37 ci fermiamo al Sarni per un breve pit stop. Ormai in pratica siamo giunti a Pescara. Abbiamo ripreso l'autostrada direzione Ancona. Traffico regolare. 24 agosto. Traffico sempre regolare, mancano un centinaio di chilometri a Ancona e laggiù vediamo sempre l'Adriatico. Lasciamo l'Abruzzo ed entriamo nelle Marche.
abbiamo deciso di fermarci a Tranumane e Sirolo. Allora, il camp si chiama Bellamare. Allora, eccoci giunti al camping Bellamare. Qui c'è anche la zona piscina. Qui c'è l'uscita con chiavi di sicurezza per andare alla spiaggia. Alle mie spalle il Conero e di fronte a me l'Adriatico.